Buongiorno, siamo all'Istituto Alberghiero Castelli di Saronno. Oggi vi faremo vedere una ricetta tradizionale della Lombardia, ovvero il risotto alla milanese o allo zafferano. Vedremo la preparazione tradizionale, poi alla fine vedremo due piccole varianti, una con la liquirizia e un'altra con dei piselli e dello yogurt, così che proviamo da una ricetta tradizionale a assaporare diversi gusti e anche giochi di sapori. Per la preparazione del risotto abbiamo bisogno dello scalogno tritato, olio, burro, parmigiano grattugiato, vino bianco, zafferano e del riso. Il riso che viene utilizzato in questo caso è il Carnaroli, si può anche utilizzare il vialone nano. Poi per le due varianti abbiamo della liquirizia pura, delle caramelle di liquirizia pura, dei piselli sbollentati e sgusciati e dello yogurt bianco. Per la preparazione del riso andiamo a scaldare in un piccolo rondò dell'olio con una noce di burro. Poi andiamo ad aggiungere lo scalogno tritato e andiamo a farlo imbiondire, per cui abbassiamo leggermente la temperatura e andiamo a cuocerlo. Per una cottura ideale della cipolla o dello scalogno in questo caso, sarebbe buona cosa farla cuocere per lungo tempo, così che cuocia e a fine cottura, quando avremo il riso mantecato, non sentiremo il croccante della cipolla o dello scalogno. Una volta che lo scalogno è imbiondito, andiamo ad aggiungere il riso. Andiamo a tostare il riso per qualche istante. Qui, a questo momento, saliamo il riso. Questa operazione è importante perché così che il sale penetri nel chicco. Molte volte si va a salare alla fine, non è errato fare questo, però si preferisce salarlo all'inizio così appunto il sale entra bene nel chicco e dà il gusto. Una volta tostato, andiamo a sfumare il nostro riso con del vino bianco. Questo per conferire un po' di acidità alla preparazione. Facciamo evaporare. Bagniamo con il primo mestolo di brodo vegetale, quindi un brodo vegetale fatto con sedano, carote e cipolle, e la cipolla viene leggermente tostata su una piastra per dare un profumo un po' più amarognolo, comunque di profumi tostati al brodo. Una volta messo il brodo bollente, per non fermare la cottura del riso, andiamo ad aggiungere lo zafferano. La motivazione che viene messo all'inizio della preparazione e non alla fine è sempre la stessa per il sale, per cui nel caso del sale, il sale penetra maggiormente nel chicco, così anche lo zafferano riesce a dare il gusto non solo alla mantecata finale, ma anche al chicco. Dopo 15 minuti di cottura, effettuata sempre aggiungendo poco brodo alla volta, è il momento di mantecare. Come abbiamo detto all'inizio, oggi andremo a fare due tipi di risotti allo zafferano, quindi il primo classico con una spolverata di liquirizia e il secondo con dei piselli e dello yogurt. Per cui a pochi minuti prima di terminare la cottura andiamo ad aggiungere dei piselli sgusciati, sbollentati e poi sgusciati. Una volta passati i 15 minuti andiamo a mantecare. Il riso deve risultare al dente, ovvero deve avere ancora un'anima all'interno leggermente cruda. Una volta cotto, quindi ci togliamo dal fuoco e andiamo a mantecare. Andiamo ad aggiungere burro freddo tagliato a cubetti e del parmigiano. Si lavora molto energicamente per creare una crema. Il risotto deve risultare all'onda, ovvero deve risultare morbido. Quando si va a versare nel piatto, deve scendere come se fosse una crema. E questo è molto importante, perché sennò avremo una preparazione stopposa e asciutta. Andiamo a versare il nostro riso nel piatto,
Sbattiamo leggermente il nostro riso per dargli una forma piana. E poi andremo a grattugiare sul riso delle caramelle di liquirizia pura per dare un po' più di freschezza alla preparazione. Qui abbiamo il nostro riso con i piselli già mantecato e andiamo a versarlo nel piatto. Basta. Andiamo a sbattere anche questa preparazione e alla fine la decoreremo con dello yogurt intero, leggermente salato ed intiepidito. Quindi andiamo ad apportare un po' più di acidità alla nostra preparazione. Ecco, e questo quindi è un modo particolare per giocare con i piatti della nostra tradizione.